solo ed esclusivamente per presentarvi Stefania Verducci, che oggi condurrà questa puntata. A te, Stefania. Grazie mille, grazie direttore per avermi presentato. Ben trovati a tutti voi che ci seguite da casa. Oggi siamo in diretta, è sabato 30 ottobre, siamo qui e passeremo 2 ore in compagnia parlando dell'arte. Vi ricordo che andremo in replica domani sempre su canale 123, che poi potete vedere anche in streaming. Mi raccomando, ricordatevi che domani bisogna mettere indietro l'orologio di 1 ora, perché altrimenti poi arrivate e non siamo in sintonia con l'orario. L'orario di domani ci troverete in replica dalle 17 alle 19. Dunque, oggi una puntata dal titolo assolutamente esplicito, The Colors, quindi una puntata brillante, ricca di colori. Stefano, iniziamo subito, partiamo subito. Io vorrei fare una panoramica della parete, in modo che da casa già si rendano conto di quello che andremo oggi a toccare, di ciò che andremo a vedere, così che potete capire già l'importanza di questa puntata. Guardate bene, Stefano, fai una panoramica a questi colori che sono meravigliosi. Vi stiamo regalando 2 ore di opere davvero, davvero stupende. Stefano, guarda, avviciniamoci alla prima opera. Voglio partire subito da quest'autore. Lo conoscete benissimo, non c'è bisogno che io vi dica grandi cose, perché quando si vede un'opera così è un'opera che parla da sola. Però ci tengo a ricordare i dati tecnici di quest'opera. Lui è Renato Mambor, il titolo è Moltitudine, è un'opera del 2006, dimensioni importanti, parliamo di 150x100, una tecnica mista su tela riportata su tavola, autentica dell'artista su foto, e l'autentica ve la vado a prendere, così Stefano la puoi inquadrare. Te la prendo e ti chiedo gentilmente di inquadrarla. È importante vedere nel dettaglio. Allora, come vi dicevo, questa è un'opera che parla da sé. Parliamo degli anni 2000, gli anni in cui c'è l'ingresso verso il nuovo millennio. L'uomo che si muove, questo senso di dinamismo, si chiama moltitudine proprio per questo, perché c'è proprio quasi l'attesa di vedere cosa c'è di nuovo per questo millennio, diciamo, che li aspetta. Racconta di un periodo storico dove l'Italia stava bene, dove c'era un'economia importante, dove le vie di Roma erano ricche di movimento. La cosa che ci colpisce, e vi deve colpire assolutamente, sono i colori. I colori utilizzati su questa tela determinano tantissimo anche le varie personalità di quest'uomo in movimento. Un quadro davvero importante, un'opera importantissima che non potete non avere. Io vi invito a chiamare il centralino dove c'è Riccardo, che vi darà tutte le informazioni. Chiedete il prezzo, chiedete di vederlo soprattutto, perché vi ricordo una cosa importantissima: noi veniamo da voi. Vi portiamo l'opera, ve la facciamo vedere con piacere, perché per noi è davvero un piacere potervi portare queste opere a casa, presso il vostro ufficio, dove preferite. È importante guardare un'opera con i propri occhi, perché la telecamera purtroppo non riesce a farvi arrivare la stessa emozione che io riesco a sentire qui, stando davanti a quest'opera. Riesco ad immaginarmi questo quadro come un'espressione di libertà, senza confini. Non a caso il nostro direttore ha scelto di metterlo su questa parete senza una cornice, e la motivazione è davvero
importante, perché è un quadro che ha bisogno di libertà. Chiuderlo in una cornice ci dà quasi un senso di soffocarlo, di limitare la sua potenzialità. Lo immagino su una parete bianca e lo immagino espandersi in questa parete, perché questa ricchezza di colori domina davvero tanto. È un quadro importantissimo, un quadro che non potete, ripeto, non potete non avere. Non perdete l'occasione di informarvi su quest'opera meravigliosa di Mambor. Non ho messo la cornice perché il titolo Moltitudine mi rende molto l'idea del quadro, questa moltitudine di gente che poi in lontananza vediamo che è un grande stuolo di persone. Questo dovete immaginarlo, senza cornice per me, ma se volete ve la mettiamo, certo. In una parete chiara, da solo, nel senso non affiancato ad altri quadri. Noi siamo costretti ad affiancarli ad altri quadri perché abbiamo un set televisivo. Certo. Provatelo a vedere, come vi dice, stava dicendo Stefania, noi stiamo qui non per vendere niente, stiamo qui per presentare le opere che, se confermate, ve le portiamo a vedere senza nessun impegno. Provatelo in una parete a casa o in ufficio, un grande quadro, veramente uno dei più belli che ha fatto Mambo. Sì, io credo che questa sia un'opera apprezzata anche dal pubblico femminile, perché un po' per il suo così grande dinamismo, che rappresenta comunque anche la donna di quegli anni, quindi una donna ci si ritrova anche in un quadro, in un'opera del genere, lo consiglierei proprio. Quindi mi piacerebbe iniziare questa avventura con voi, potendo chiudere la puntata di oggi sapendo che qualcuno di voi ha prenotato quest'opera. Questo sarebbe un grande regalo per me, ma per voi. Vi ricordo di nuovo i dettagli tecnici: Moltitudine, anno 2006, dimensioni importanti 150x100, tecnica mista su tela riportata su tavola, autentica dell'artista su foto che vi ho prima fatto vedere. Passiamo alla prossima opera. Adesso. Siamo di fronte ad un meraviglioso Andy Warhol. Io direi che questa è un'opera che si presenta anch'essa da sola, con questi colori importantissimi. Qui abbiamo Marilyn Monroe, anno 1970, dimensioni 84x84, serigrafia su carta. Firmato al verso, "This is not by me, Andy Warhol". Quest'opera ha un dettaglio particolare che ci tengo a sottolinearvi. È un'opera con autentica archivio su foto di Frank Garou, con perizia calligrafica che vi vado a prendere perché abbiamo richiesto di averla via mail per certificarvela, e naturalmente questa accompagnerà l'opera, quindi la avrete. Seguirà naturalmente l'opera di chi sceglierà di avere questa meravigliosa serigrafia. La rimettiamo. Cosa dire su questo artista? Questo è un artista che ci racconta gli anni d'oro della pop art, un forte comunicatore, un comunicatore che guardava oltre. Lui diceva sempre di essere più innamorato del cinema e della TV piuttosto che delle persone. Non è un dettaglio da trascurare, perché cercava di carpire quello che era il mondo del cinema, il mondo della televisione, e portarlo a tutti. Lui voleva passare qualcosa di concreto al pubblico, quindi tutti dovevano avere le sue opere. Qui abbiamo davvero qualcosa di eccezionale. Se riesci a fare degli zoom per far vedere proprio le sfumature, questa sovrapposizione di colori, veramente bella. Poi non andiamo a dimenticare l'ironia che aveva Warhol. Lui va proprio a firmare quest'opera scrivendo "This is not by me", non sono stato io. E qui c'è un uomo d'affari dietro a questa firma. Un uomo che aveva visto oltre, quindi non c'è molto da aggiungere. Chiamate, perché
è un bene riuscire a poterla avere. È qualcosa di eccezionale, un'opera meravigliosa, è la Marilyn conosciuta, la Marilyn famosa, quest'opera è famosa in tutto il mondo. L'ha voluta fermare nel tempo ritraendola in un'immagine dove lei è perfetta. Quindi noi non possiamo ricordare Marilyn negli anni bui, ma le ricordiamo nei suoi anni migliori, grazie a queste opere. Quindi chiamate per chiedere il prezzo, chiamate per avere informazioni dettagliate, chiamate per prenotarla, chiamate per vederla, perché non vi potete togliere la possibilità di avere a casa vostra o presso i vostri uffici queste meravigliose opere. Come hai detto prima, lui era un imprenditore di se stesso. Non a caso ha voluto enfatizzare la pop, cioè la popolare, l'arte popolare, dicendo che un'immagine, quanto è bella, deve essere in tutte le case. Quelle di chi ha tante possibilità per comprare una tela, di chi non ha nessuna possibilità e compra un manifesto, oppure di chi ha possibilità medio-alte e compra un'opera come questa. Sì. Non a caso oggi, Stefani adesso ve lo presenterà, noi per far vedere com'era il sistema di Andy Warhol mettiamo in visione anche un manifesto di una fiera, di una mostra che Andy Warhol fece negli anni 80 a Düsseldorf, in Germania, manifesto che, bellissimo, che riproduce un'opera sua famosa e che seguirà l'opera, nel senso che chi si aggiudicherà quest'opera avrà in omaggio anche il manifesto. Allora, lo guarda, prendi per favore? Vedere. Lo prendi? Ah, lo prendo io. Eccolo qua. Questo manifesto, come ha detto il nostro direttore, seguirà l'opera, quindi seguirà la Marilyn. Un manifesto che ha un valore più affettivo, sicuramente. Ha anche un valore economico, ma io l'ho voluto mettere proprio per far capire che ci sono diversi gradi di prezzo, certo, nelle opere di Andy Warhol dovuti alle tecniche. Questo chiaramente è un manifesto e ha il più basso prezzo, però è una cosa che vale almeno 700-800 euro. E questo va a replicare e a ricordare il suo concetto di essere per tutti. Quindi chiamate, mi raccomando, vi ricordo un attimino i dati tecnici. Marilyn Monroe, 1970, 84x84, serigrafia su carta, firmato al verso This is not by me, Andy Warhol, e l'opera, vi ricordo il dettaglio particolare, è autenticata archivio su foto di Frank Garot, con perizia calligrafica. Questo è un dettaglio a non trascurare, perché è un valore che va ad aggiungersi. Possiamo andare avanti, scorriamo nella parete, mi sposto, qui abbiamo un meraviglioso Sandro Chia. Questa è un'opera del 1999, anche qui abbiamo delle dimensioni davvero importanti, 120x90, ed è una tecnica mista su carta che è intelata dall'artista, questo è un dettaglio importante. Provenienza e autentica Galleria Bagnai, e naturalmente vi faccio vedere che lo troverete anche nel catalogo della mostra che è stata fatta, e questo catalogo seguirà l'opera. Ve lo faccio vedere subito. Stefano, se riesci a inquadrare, questo è il nostro catalogo e questo seguirà l'opera, naturalmente, per chi deciderà di prenotare questo meraviglioso Sandro Chia. Allora, su questo artista io non vi devo insegnare nulla, non mi permetterei mai, però vorrei ricordare assolutamente che è uno dei grandi protagonisti della transavanguardia, di questo movimento che passa da un'arte concettuale a un'arte che ritrova il gusto di dipingere, quindi al figurativo. Qui ritorniamo alla voglia proprio di
di dipingere, il pennello ritrova il suo ruolo, la tela ritrova il suo ruolo, i colori che anche qui sono assolutamente dominanti, importanti, sono imponenti. Notate queste sovrapposizioni tra colore e queste dediche, queste firme che lui fa. È un complesso colorato positivo, manda fuori un messaggio davvero importante. Un'altra opera assolutamente da non sottovalutare, da non lasciare qui. Importante che chiamiate, perché ricordate, guardare e ammirare un'opera dalla telecamera, dalla TV, non può essere la stessa cosa. Non toglietevi la possibilità di farvi davvero un regalo così importante. Per questo, come per le altre opere che abbiamo visto, innamoratevi dell'opera, portatela a casa vostra, guardatela con i vostri occhi, cercate di capire l'emozione che vi dà. Allora a quel punto sarete in grado di capire se quella è la scelta che volete portare a voi. Credo che sia fondamentale fare questa distinzione, cioè noi ve lo portiamo per vederlo. Telefonate al nostro centralino, c'è Riccardo che è disponibilissimo, vi darà tutte le informazioni riguardo il prezzo, riguardo i vari metodi di pagamento. Le opportunità ci sono, non perdetele, mi raccomando, questo è fondamentale. Facciamo dei primi piani di quest'opera, perché è davvero particolare il lavoro con cui va ad esprimersi utilizzando questa sovrapposizione di colori e anche questa figura che noi vediamo, una figura chiusa che abbraccia se stesso, quasi sofferente ma circondata da questa miriade di colori. Anche questo io lo immagino in una grande parete importante. Volevo sottolineare che questo, malgrado che sia un quadro degli anni 90, è degno dei migliori Kia degli anni 80. Nel senso che il periodo top della transavanguardia va dall'81 all'86, questo è degno di quei quadri lì, perché non è il solito Kia. Guardatelo bene, tutte queste scritte, queste sovrapposizioni di colore, sono veramente molto eleganti, molto eleganti. Poi, visto da vicino, farà un altro effetto. Sicuramente, infatti l'importanza di chiamare proprio per avere la possibilità di vederli da vicino è fondamentale, fondamentale. Non soffermatevi solo a ciò che vedete dalla TV, fateli venire a casa vostra. Sono opere che meritano di essere ammirate da vicino, dal vivo. Allora, vogliamo passare alla prossima opera, così andiamo allora, qui state ammirando un Girardi. L'opera è Barbabietola e Carote. È un'opera del 2012, 50x50, poliuretano espanso. E io ti direi, Stefano, di avvicinarti per far vedere i dettagli. In questo caso noi abbiamo una scultura, perché lui era uno scultore, c'è poco da dire, con una grande capacità di valorizzare il colore, di renderlo più reale possibile. Più ci si avvicina, più lo si guarda da vicino, più si possono apprezzare e ammirare quelli che sono i dettagli e le caratteristiche. È all'interno di una teca, naturalmente. E anche questo è un quadro da prenotare. Chiamate per chi ama questo, diciamo, chi ama questo genere, chi ama questo autore, non può non avere queste opere. Quindi telefonate, chiedete informazioni presso il nostro centralino e saprete il prezzo, conoscerete i metodi di pagamento, tutto. Come riuscite a vedere dalle immagini, anche se, ripeto, non sono mai
veritiere, perché dal vivo è molto più colorato, molto più acceso l'intensità di colore. Però è davvero un'opera stupenda che vale la pena prenotare, assolutamente. Vi ricordo anche, nel frattempo che ammiriamo quest'opera, che potete, oltre che chiamare, anche scrivere tramite WhatsApp. Trovate il numero sempre in sovraimpressione, quindi mi raccomando, non titubate, ma chiedete informazioni. Ripetiamo i dettagli tecnici, si chiama Barbabietola e Carote, è del 2012, 50x50, poliuretano espanso e ha l'autentica dell'artista su foto. Allora, finiamo questa parete, andiamo oltre. Oh, qui abbiamo un meraviglioso Lo Giudice, Yellow Vulcano. Del 2021, 60x50, tecnica olio e pigmenti su tela, autentica dell'artista su foto. E c'è, come vedete, se Stefano riesce a riprendere l'immagine, c'è la foto dell'artista con l'opera. Questo va a significare molto, perché in questo caso l'artista dice l'ho fatta io, cioè ci mette la faccia in questo caso, e qui l'opera ancora prende un valore più importante. Guardate che è protetto da una teca, e la parola protetto non è detta a caso, perché all'interno potete vedere questa materia importante che esce fuori. Lui era un geologo, è un geologo, e quindi va proprio a comunicare la materialità della terra. Qui rappresenta i colori della sua terra, lui è siciliano, quindi parliamo di questo giallo intenso, l'oro, questo vulcano che diventa importante, diventa quasi la sua materia preziosa. E se ti avvicini con la telecamera, si vede proprio che all'interno di questa teca ci sono dei granelli di polvere che sono scesi. Se non ci fosse questa teca, questa materia si perderebbe. E non avrebbe senso perderla, perché qui c'è veramente qualcosa di meraviglioso. Non so se riesci a riprendere anche il lato dove si vede davvero bene anche lo spessore. Proviamo a farlo vedere a casa, perché questi sono dettagli che visti dal vivo, visti da vicino, sono davvero importanti. C'è questo spessore, questa materia che prende vita, è come se l'opera fosse viva all'interno di questa teca, quasi come se respirasse. È una sensazione che quando si sta vicino a quest'opera è come se ci fosse un movimento di respiro, ma effettivamente rappresenta il vulcano che respira, il vulcano è vivo e quindi l'opera è viva. Queste sono le immagini che lui aveva da ragazzo, perché lui, essendo di Taormina, sì, il vulcano ce l'aveva di fronte, quindi l'Etna lo vedeva davanti e vedeva anche i movimenti del vulcano, tanto che questa passione da ragazzino si è concretizzata prima con la laurea in geologia e poi in questi lavori di artista che successivamente lui ha fatto, e dove le opere, come giustamente ha detto Stefani, vivono, le opere di Lo Giudice debbono vivere. Vorrei sottolineare che già vi ho detto che dopo la mostra di Palazzo Reale di Milano, che adesso vi faremo vedere su un articolo del Corriere della Sera, i prezzi di Lo Giudice si sarebbero alzati. Non mi avete creduto? Qualcuno ci ha creduto e ha confermato altre opere. Qualcuno non ci ha creduto. Io vi dico, state attenti a Lo Giudice, perché ogni opera che viene venduta nel panorama internazionale, parlo di aste, di Sotheby's e Christie's, soprattutto a Londra, vengono vendute con prezzi nettamente superiori. Quindi state attenti a Lo Giudice, un grande maestro, è riconoscibilissimo. Chi è che fa una cosa del genere? Nessuno. No, infatti dovete avere l'occhio in questo caso. Dovete avere l'occhio, perché pensate al valore che ha e che può riavere. È fondamentale sapere che si va ad acquistare un'opera davvero importante.
osservatela bene, telefonate, chiamate, perché io ve lo chiedo perché per voi è importante vederlo. Vi dico che per voi è fondamentale vedere quest'opera da vicino, perché è incredibile la capacità che ha quest'opera di comunicare il messaggio che lo giudice voleva mandarci, questa terra che respira, questo vulcano. Mi raccomando, chiamate, scrivete su WhatsApp, non abbiate paura. Lo ammiriamo da vicino, ci avviciniamo un'altra volta, giusto per farvi rendere conto della sua estrema bellezza. Proseguiamo. E qui Stefano, ci troviamo davanti ad un altro grande, un autore che occupa un posto di rilievo tra gli artisti dell'astrattismo, Schneider. Opera del 1971, dimensioni 74x53,5, tecnica acrilico su tela. È un'opera regolarmente archiviata presso la Galerie d'Empolignac Parigi. Etichette al verso, l'opera sarà inserita nel catalogo ragionato delle opere su tela di Schneider. Chiedete il prezzo al centralino, qui dovete veramente fare attenzione. In questo caso abbiamo un'opera di grande rivalutazione sul mercato, non scherziamo, questa è una cosa davvero importante da ricordare. Acquistare oggi un'opera così vuol dire acquistare bene, sapere già che prenderà un valore che aumenterà. E questo è una certezza, quindi fate un acquisto ragionato, una prenotazione ragionata, chiedete di vederlo, non sottovalutate questo grande autore, non lo sottovalutate, perché veramente può essere una grande sorpresa. Naturale, una cosa che vi voglio far notare, oggi abbiamo parlato di colori e anche qui lui si identifica con questi colori forti, con questa esplosione di nero, di rosso, però risalta un colore che ritroviamo su tutte le nostre opere delle pareti, il giallo. Il giallo che è un colore che rappresenta il dinamismo, un colore positivo, il colore del rinnovamento, quasi che queste opere si legano con questo messaggio positivo. Mi raccomando, chiamate per avere informazioni sui prezzi, sui metodi di pagamento e sul poterli vedere dal vivo, perché noi ve li portiamo con piacere. Adesso Stefano farà una carrera da ritroso e si fermerà sull'Andy Warhol in quanto c'è una richiesta. Ritorniamo su quest'opera perché abbiamo sentito che c'è una richiesta, quindi andiamo un attimino a rivederla. Ci soffermiamo sul particolare, sul dettaglio che le dà un valore aggiunto, perché, come vi dicevo prima,
ha un autentico archivio su foto di Frank Garot con perizia calligrafica che vi rifaccio vedere. Lo facciamo rivedere così. Vi ricordo che questa mail che noi abbiamo ricevuto accompagnerà l'opera. La mail è stata fatta il 27, mi sembra, sì. Quindi pochi giorni fa. Tenete presente che l'autentica di Frank Garot riguarda la perizia calligrafica e quindi praticamente dice che la firma che dietro Andy Warhol dice non è stato da me dipinto, di fatto non è stato lui dipinto, è una serigrafia, quindi. E lui la firma, e la firma Frank Garot certifica l'autentica della firma. Questa è una cosa molto importante, che non tutte le opere di questo genere, anche se sono autentiche anche le altre, segue. Quindi vi invito a trovare una soluzione, perché abbiamo già tantissime richieste. Come al solito il sabato succede così, tante richieste, e poi chi si aggiudica i quadri sono quelli della domenica. Allora bisogna dire che bisogna essere celeri nel chiedere, perché è importante non perderla questa occasione. Non toglietevi la possibilità di averla. È il regalo più bello che vi potete fare, portarla a casa. Meravigliosa. Anche i colori che sono utilizzati su questa serigrafia sono particolarmente forti. Anche qui abbiamo tanto dinamismo, tanta positività. Qui naturalmente parliamo di pop art, parliamo proprio di una forte comunicazione. Un messaggio che, come dicevamo prima, arriva e deve arrivare a tutti. Quindi segna un'epoca importante, segna un passaggio importante e ci ricorda anche un'icona fondamentale, nel massimo della sua bellezza, come lui l'ha voluta avere. E ricordiamo anche una cosa particolare, che in questa foto lei viene ritratta, no, se non sbaglio, mi corregga direttore se dico una sciocchezza, è un'immagine legata al film dove lei realmente muore tragicamente, quindi è quasi una coincidenza che, no, va un attimino anche a dare... Ma per Andy Warhol niente era coincidenza, era tutto studiato alla grande. Ricordiamo pure che chi vorrà in visione quest'opera e se la giudicherà avrà in omaggio un manifesto, di una mostra degli anni '80 che Andy Warhol fece a Düsseldorf. Esatto. Quindi è una cosa che riproduce un'opera famosissima di Andy Warhol, Le scarpe, ma soprattutto è un ricordo, quindi ha anche un valore economico intorno ai 700-800 euro, ma questo non voglio farlo pesare. È sicuramente un omaggio che faccio io personalmente a chi avrà la freddezza di aggiudicarsi la Merini, perché in TV non vedete i colori che noi vediamo dal vivo. In TV vedete un fucsia spento, esatto. Lì vedete, se la vedete dal vivo non potete fare a meno di prenderla. Qui se lo vedete da qui, vi mettete davanti e il colore vi prende, è qualcosa che attrae gli occhi. Quindi io capisco che da casa non è possibile avere la stessa sensazione, la stessa visuale, ma vi posso garantire che è davvero, il colore è così esplosivo, energico, positivo e quindi davvero davvero meraviglioso. E ricordiamo l'omaggio che verrà fatto, quindi questo manifesto che è stato realizzato in occasione di una fiera in Germania, e qui andiamo a segnare anche un periodo in cui Andy era un grande comunicatore, un pubblicista, un personaggio che andava oltre a quello che noi potevamo vedere, quello che gli occhi comuni potevano vedere. Lui già sapeva come sarebbe andata dopo. Ecco, infatti, il fattore che dicevamo prima, lui era molto intuitivo, un grande affarista, veramente. Non perdete questa meravigliosa opera. Adesso che abbiamo visto il colore, abbiamo parlato di questa trasmissione come il colore, no? Sì. Ma chi più di Andy Warhol ci fa vedere il colore? Nessuno. Ma lui comunica proprio attraverso il colore, perché è il colore che parla per l'immagine che c'è dietro. Riesce a dare con il colore questa,
questa allora politica. Stefano, adesso ci fai dei particolari sia dell'America sì. anche del manifesto sotto. Nel frattempo Stefania andrà a posizionarsi in un'altra parete che adesso descriverò. Adesso Stefano vi farà vedere una cosa nuova per la Real Arte. Abbiamo deciso che ogni una o due trasmissioni avremo una parete con i cosiddetti superaffari. Oggi abbiamo nella parete chiara quattro opere di artisti importanti, Marchegiani, Guarneri e Isiao Cin, che sono tutte opere che costano sotto i 3.500 euro. Adesso Stefania ve le descrive. Eccoci qua. Io ti chiederei, Stefano, di fare prima, se possibile, una panoramica di questa parete. Così un attimino, perfetta. Perfetta. Allora, mi metto da questo lato. Vi invito un attimino ad osservarla da lontano. Vi invito a guardare e ad ammirare anche il filone che le collega una all'altra. Notate queste linee che si ripetono, diverse l'una dall'altra, ma sono un fattore comune a tutte. Qui, come ha detto il nostro direttore, parliamo di affari, che vuol dire che assolutamente dovete chiamare. Perché oggi, in questo caso, questa parete è una parete che diamo con dei prezzi davvero, davvero piccoli. Speciali li vogliamo definire sotto alle 3.500 euro, quindi non serve andare nel dettaglio per farvi capire, perché voi lo sapete che in questo caso oggi su questa parete andiamo a fare un affare, facciamo un gioco di parole, ma è importantissimo. Partiamo con Xiao Xin, qui siamo dinanzi a due dei suoi lavori, partiamo da questo che vedete vicino a me. In questo caso è un'opera del 1980, 50x70, è un acquarello su carta autentica dell'artista su foto. Lo stesso abbiamo vicino, se Stefano si sposta leggermente facciamo vedere anche l'altra, sempre 1980, 70x50, acquarello su carta e autentica dell'artista su foto. Questo artista è stato in grado di fondere la spiritualità orientale con la modernità occidentale, creando qualcosa di unico, Questa carta che viene accarezzata creando delle linee di colore che sono delicate. Qui parliamo davvero di prezzi speciali, quindi vorrei sentire proprio il centralino squillare, perché qualcuno ha captato e ha capito l'importanza di queste grandi opere oggi con questi piccoli prezzi, perché veramente qui si parla di grandi opere e di piccoli prezzi. Quindi gli affari del giorno, bisogna prenderli al volo. Proseguiamo, avviciniamoci Stefano alla prossima opera che vedete, che è
Guarnieri. Una cosa che non vi ho detto, che ci tengo a sottolineare, è che tutti questi artisti che stiamo vedendo sono ancora in vita, eh? Sono tutti ancora in vita. Guarnieri, stiamo parlando di un artista che oggi ha 88 anni, un artista che ha una precisione nel toccare questa carta con il colore, una tecnica davvero davvero eccezionale. Qui vedete queste sfumature che dovrebbero essere le prove di colore e queste righe disconnesse tra loro. Qui abbiamo davvero un prezzo interessantissimo, vi invito a chiamare perché è impossibile perderlo. Qui abbiamo un prezzo davvero davvero interessantissimo. Chiamate per Guarnieri, inserimento verde, opera del 2007, 58x76 sono le dimensioni, acquarello su cartoncino e autentica dell'artista su foto. Quindi, allora adesso ve lo sciolgo io il dubbio, ve lo dico io il prezzo. Abbiamo detto che sono tutte opere del 2005 e Guarnieri costa solamente, e voglio incidere su solamente, 1800 euro. Quindi, costa meno di un ragazzo dell'Accademia di Macerata. Non serve aggiungere altro, 1800 euro, chiamate, prenotatelo e non devo aggiungere altro, perché sono certa e sono consapevole che a casa voi sapete che state facendo un affare. Proseguiamo con l'altra opera, l'ultima di questa parete dedicata agli affari, con il nostro Marchegiani. In questo caso abbiamo anche lui, come vi dicevo prima, in vita, siamo sui 92 anni, se non sbaglio, sì, 92 anni. Qui abbiamo l'opera, si chiama Grammature di colori, 20x30 la dimensione, acrilico su intonaco, opera firmata al verso. Allora, qui c'è molto da dire, nonostante le dimensioni siano piccoline, perché è un'opera di dimensioni piccole, ma in realtà ha una grande profondità quest'opera, perché qui parliamo un po' degli affreschi, qui stiamo parlando anche di Lega, ci ricorda la nostra cultura, l'affresco, quindi parliamo delle fondamenta della nostra arte. Pensate che lui è stato ispirato nel disegnare, nel dipingere su intonaco da suo nipote, da un bambino che dipingeva sul muro, come fanno tutti i bambini, e quindi lui si è fatto prendere da questa comunicazione, da questa emozione, ha detto: perché allora io non posso fare questo, perché io non posso comunicare come un bambino, cioè con la purezza di un bambino. Quindi lui rappresenta l'arte innata che tutti noi abbiamo. È davvero importante e bello il messaggio che manda quest'opera. Come se ci volesse dire che in ognuno di noi c'è veramente questa dote innata di poter comunicare attraverso l'arte, la grandezza dell'arte. E qui abbiamo un'opera davvero, davvero bella. Quindi mi raccomando, anche in questo caso vi ho detto, il prezzo è sicuramente interessantissimo, è un affare, non perdetevelo. Chiamate, scrivete su WhatsApp, non perdete la possibilità di portarvi a casa queste opere. Oggi le trovate a questi prezzi. Oggi, adesso, in questa trasmissione, in queste due ore in cui noi siamo insieme. Quindi non perdete l'occasione. Chiamate, vi prego, chiamate, perché dovete farvi questi regali. Non potete non avere nelle vostre collezioni queste meravigliose, queste opere, a questi prezzi. A queste condizioni non è possibile. Ve li faccio rivedere di nuovo. Facciamo un dettaglio di ogni opera. Ci avviciniamo in modo da far vedere, anche se, ripeto, come ho già detto prima, non è semplice riuscire a vedere in TV la qualità del colore, le caratteristiche. A proposito di colore, una cosa che vi faccio notare, che sicuramente voi a casa avete già notato, però ci tengo a sottolinearla, la differenza dell'uso del colore in questa parete che avete visto e nella parete che abbiamo visto prima. Qui abbiamo dei colori delicatissimi, quasi che accarezzano la carta, che accarezzano l'intonaco. Scusa Stefania, ma dobbiamo staccare, sì. Liceo Gin numero 8, perché è stato confermato. Confermato, perfetto, confermato, quindi lo stacchiamo. E a posto di Liceo Gin metteremo uno Schifano adesso. Va bene. Perfetto, allora possiamo complimentarci con l'amico a casa che ha confermato
questo quadro. Ecco lo Schifano, anche questo fa parte delle opere sotto i 3.500, per essere precisi, costa 3.500 euro, una tela di Schifano costa 3.500 euro. Okay. Adesso Stefani la descrive. Allora, qui adesso noi vi do i dettagli tecnici, naturalmente come ha detto il nostro direttore Mario Schifano, è degli anni 90, dimensioni 30x50, tecnica smalto e acrilico su tela, autentica Fondazione Multistudio Milano. E qui siamo su un grande della pop art, ci sposiamo sempre con questa linea che abbiamo preso oggi, quindi l'utilizzo del colore che delinea l'immagine. Ve lo faccio vedere da vicino. Stefano, riesci a fare proprio a vedere il dettaglio? Perfetto. Non vi fate ingannare dal bianco intorno, ma l'opera è la grandezza non è piccolissimo, vediamoci, perché il bianco è dipinto, non è un passepartout. Fianco al nero c'è il bianco, quindi le misure sono quelle che abbiamo detto, 30x50, è un quadro di tutto rispetto. A 3.500 euro nemmeno, solo la firma di Schifano potete comprare. No, questo veramente non posso credere che oggi nessuno lo chieda. Ma lo chiederanno. Vuol dire, insomma, con pazienza lo chiederanno. È un prezzo davvero davvero interessante. Guardate bene il contorno che da distanza, da lontano, come ricordava il nostro direttore, sembra quasi non dipinto, in realtà è lavorato, è dipinto, quindi è volutamente bianco intorno proprio per andare a dare luce all'interno. Come tutti i quadri degli anni 90. Esatto. Comunque adesso abbiamo chiuso questa parete che, ripeto, è sotto i 3.500. Ci sono tre quadri a 3.500 e uno i Guarneri a 1.800. Adesso torniamo nel palinsesto della giornata, sì. Poi qui ci ritorneremo più tardi o su richiesta. Quindi riandiamo a vedere il Mambor. Allora, ritorniamo sul nostro meraviglioso Mambor. Allora, qui possiamo davvero vedere un'epoca, possiamo vedere una fase di cambiamento, possiamo vedere un uomo che è lì in attesa, perché voi guardate bene l'immagine con la sagoma nera che si differenzia dagli altri colori, è quasi come se ci fossero delle diverse personalità, quindi l'uomo nero lo vedo quasi più statico, che attende, e le altre figure sono quelle dinamiche, quindi c'è una parte che è lì, che è in attesa di vedere che cosa succederà in questo nuovo millennio, no? questa crescita economica, dove comunque veramente tutto andava bene, dove c'era movimento, dove c'era una libertà. E anche qui Mambor vuole far passare questo senso proprio di libertà, di esplodere nella libertà, nel movimento. L'utilizzo di questi colori così forti che vanno proprio a dare valore a queste sagome e danno proprio questo senso di movimento, questo cambio di colori. Un quadro, un'opera da vedere e da immaginare assolutamente in una parete bianca, perché noi li teniamo, cioè una parete nera che tende leggermente a soffocare il colore, no? Il bianco dà spazio, dà libertà, quello di cui ha bisogno quest'opera, spazio, libertà, dinamismo. Come vi dicevo prima, è un'opera che va ammirata in una grande parete importante. E immaginate questa moltitudine che si moltiplica, che si espande. Un'opera davvero, davvero importante. Vorrei ripetere le caratteristiche. Moltitudine. L'opera è del 2006, dimensioni 150x100. Tecnica è una tecnica mista su tela riportata su tavola. Autentica dell'artista su foto, che vi ho fatto vedere prima, ma vi rifaccio vedere di nuovo. Vi faccio rivedere di nuovo perché è importantissimo. Guardate, portate a casa
quest'opera. Chiamate, informatevi, prenotatela per averla, per vederla. È fondamentale poterla ammirare da vicino. Io vorrei che voi in questo momento foste qui con me per riuscire a capire proprio il valore che ha un'opera ammirata di fronte. Io mi metto così e la guardo. A quel punto ne capisco il valore assoluto. Da casa non riusciamo, è impossibile. Sarebbe bello poterlo fare, ma l'arte è qualcosa che va ammirata da vicino, qualcosa che va ammirata da vicino. Quindi chiamate per far sì che vi venga portata, è fondamentale questo. Non toglietevi la possibilità di vederla da vicino, perché è un regalo che vi fate. Lo fate a voi, ma lo fate anche ai vostri occhi, perché comunque poterlo ammirare anche per un po' è sicuramente un regalo che facciamo anche ai nostri occhi e alla nostra anima. Nel panorama delle opere di Mambor, senza dubbio, questo è uno dei più belli. Le figure di Mambor sono quelle che rendono di più. Lui ha fatto tanti soggetti, ma le figure sono le figure. Ripeto, la proposta è anche a livello teatrale, con delle sagome in legno, anche perché lui viene un po' ammaliato dal teatro, essendo stato per tanti anni il compagno di Paola Pitagora, quindi ha frequentato anche i teatri di livello altissimo. Ma questo quadro qui esprime tutto Mambor. Cioè, uno che vede un quadro di questo capisce chi è Mambor, perché si vede in se stesso, si specchia in queste figure umane. E poi, ripeto, non l'ho costretto nella cornice, perché sì, la moltitudine, quindi la gente che va, e quindi non può essere costretta. Guardatelo bene questo quadro, se no lo ritiro e ve lo darò un altro anno quando costerà un po' di più. Allora, dopo questa minaccia vi invito a chiamare, perché lo fa davvero. Il nostro direttore lo fa davvero. Non vi togliete la possibilità di avere quest'opera a casa vostra. Un'opera bellissima che ha bisogno di uno spazio aperto per essere ammirata, perché è un'opera libera, un'opera che va verso qualcosa. È come, ripeto, come se l'uomo attendesse il cambiamento e quindi si muove verso questo cambiamento. C'è un dinamismo, una ricerca, una curiosità. Rappresenta esattamente l'ingresso nel nuovo millennio. Quando l'uomo sognava chissà cosa sarebbe successo, perché c'era una prospettiva positiva. E anche qui l'utilizzo dei colori è importante, perché questo giallo, che ritorna sempre come nelle altre opere, è un colore davvero dinamico, positivo, e ricorda anche il benessere anche economico di quel periodo, quindi fondamentale. E un'opera che, ripeto, dà sicuramente di grande gusto anche femminile, viene apprezzato molto anche dal pubblico femminile, perché è un'opera che ci ricorda anche questo dinamismo legato alla donna, nonostante la figura sia maschile. Importantissimo, quindi mi raccomando, chiamate, prenotatelo, perché io entro la fine della trasmissione vorrei poterlo togliere, perché qualcuno di voi ha avuto l'intuizione, l'intelligenza di fermarlo, di portarlo a casa, di vederlo. Vederlo dal vivo è fondamentale. Non toglietevi questa possibilità. È un'opera che va vista dal vivo. È l'unico modo che avete per veramente capire la grandezza e l'immensità di questo quadro. Vi ricordo un attimino il dettaglio. Le dimensioni sono 150x100. È una tecnica mista su tela riportata su tavola ed è autentica dell'artista su foto, come vi ho fatto vedere prima. Vogliamo vedere bene i colori, le sfumature, come si sovrappongono, perché capisco che è difficile, ma ci sono dei giochi di sovrapposizione, di sfumature che sono impossibili da percepire da casa. Bisogna proprio, ecco, stare qui, oppure seduti su un divano e osservarlo nella propria parete, bianca possibilmente, perché il bianco dà libertà a quest'opera.
Vi ricordo che potete scrivere anche su WhatsApp per chiedere. Che noi possiamo venire a portarvelo a vedere, che è un piacere portarvelo, un piacere farvelo vedere, e veniamo in tutta Italia, quindi non c'è assolutamente problema. Modi per averlo e soluzioni ce ne sono tantissime, l'importante è che chiamate, che prenotate e che chiedete di vederlo. Semplicissimo. Semplicissimo, se vi piace non perdetelo e sono sicura che c'è qualcuno a cui piace molto. Cerchiamo di ammirarlo ancora un po' per avere un attimo, per dare la possibilità a chi ci segue di innamorarsi di quest'opera, perché va vista dal vivo, anche se vi posso garantire che nonostante che la televisione sfalzi molto il colore, sicuramente a casa vi arriva la tecnica, a casa vi arriva comunque l'imponenza di quest'opera, questo vi arriva comunque, quindi non perdete questa occasione, chiamate, mandate WhatsApp e prenotatelo. Vorrei veramente alla fine della trasmissione poterlo togliere perché qualcuno se lo è aggiudicato. Vogliamo passare, Stefano? Ritorniamo alla nostra Marilyn. La riguardiamo, la riammiriamo di nuovo insieme. Vi ricordo naturalmente Marilyn Monroe. Un'opera del 1970, 84x84, una serigrafia su carta, firmato al verso This is not by me, Andy Warhol, opera con autentica archivio su foto di Frank Garot, con perizia calligrafica che vi ho fatto vedere, vi rifaccio vedere perché se qualcuno si fosse collegato solo adesso magari non l'ha vista, e quindi vi faccio vedere che abbiamo ricevuto una mail esattamente il 27 di ottobre che certifica la perizia calligrafica. Quindi vuol dire che la firma è autentica. Anche qui abbiamo un colore strepitoso, comunica con questo colore così forte, così dinamico. In questi anni, diciamo, erano gli anni d'oro della sua pop art. Quindi chi se lo aggiudicherà si porta a casa un pezzo di storia. E ricordiamo che il nostro direttore vi omaggerà di un manifesto realizzato in occasione di una fiera che ci fu in Germania. Serpigisi a Düsseldorf. Quindi era una mostra di Andy Warhol e questo era il manifesto della mostra, quindi era il manifesto che indicava una delle migliori opere che erano esposte. Guarda caso è stata fatta questa mostra durante la fiera delle scarpe di Düsseldorf. Io andai a quella mostra e chiesi al direttore della mostra se mi vendeva il manifesto. Devo dire molto molto gentilmente me l'ha venduto, perché non era una cosa normale, me l'ha venduto. Quindi questo è, oltre che un'opera affettiva, è anche un'opera che ha un suo piccolo valore, ma soprattutto l'ho messo per farvi capire che Andy Warhol andava dal manifesto fino alla tela, quindi accontentava tutti, perché per lui tutti gli americani in teoria avrebbero dovuto avere un'opera di Warhol dentro casa, e infatti sono tutti soggetti molto pop, popolari. Sì, messaggio importantissimo, anche perché oggi fortunatamente l'arte è entrata nelle case di tutti, quindi c'è una buona, diciamo, si apprezza molto di più. Beh, internet ha aiutato per questo, eh? Ma si è capito molto anche il valore che si dà all'arte, anche come animo, ci arricchiamo un po' invece di spegnerci, e è fondamentale. Vorrei che arrivasse una prenotazione per quest'opera, perché davvero
ne vale la pena. Vi ricordo la caratteristica che ho appena detto, ma la ripeto per, non per essere noiosa, ma perché dà proprio quel valore aggiunto, ed è un autentico archivio su foto di Frank Garò con perizia calligrafica, che è un dettaglio che ne dà un valore aggiunto. Anche qui abbiamo questa esplosione di colori, di sfumature. Colori che poi in televisione non rendono, sia chiaro. Questo purtroppo è... No, questa puntata si chiama The Color. Avremmo voluto farvi vedere la bellezza di questi colori attraverso la telecamera, ma non è possibile, perché fortunatamente, da un certo punto di vista, dico fortunatamente, l'arte va vista dal vivo. Certo. Perché è Avremmo è la voluto bellezza. Che la moltitudine di gente, di Mambor, venissero ad ammirare dal vivo queste opere. Esatto. Ma esatto. Noi veniamo da voi. Esatto, come diceva un poeta importante, dalle Alpi alle piramidi, da Manzanarre al Reno. E questo che ha detto il nostro direttore ci ricorda che noi vi diamo la massima disponibilità per vedere le opere dal vivo. Quindi ve le portiamo. Per cui non toglietevi questa possibilità, non abbiate timore di prenotarle per vederle. Ve le portiamo, ve le facciamo vedere, ve le facciamo ammirare, vi facciamo innamorare di queste opere. Chiamate, prenotatele e chiedete di vederle, perché per noi è un piacere portarvele. Mi raccomando, questo è davvero, davvero importante. Non perdete queste opere. Oggi abbiamo un palinsesto con delle opere meravigliose. Abbiamo dato valore al colore, alla comunicazione positiva, perché vogliamo portare un'arte positiva a casa vostra. Oggi veramente ci sono dei capolavori. Abbiamo visto Mambor, abbiamo visto Andy Warhol, abbiamo visto Kia. Possiamo tornare anche sul nostro Kia, Sandro Kia, che andiamo un attimino a rivedere. Qui, Stefano, ti chiedo di andare sul dettaglio, perché qui è importante vedere proprio la sovrapposizione che c'è di questi colori, l'utilizzo del pennello, il fatto che lui vada a fare queste dediche, scrivere sopra il dipinto. L'utilizzo di colori forti, anche qui non vediamo colori spenti, non vediamo colori morti, vediamo colori importanti, colori accesi, colori che dominano, ma anche questa è un'opera che va assolutamente vista dal vivo, assolutamente. Quindi chiamate per avere la possibilità di vederla, chiedete i prezzi, chiedete i metodi di pagamento. C'è il nostro Riccardo al centralino che è disponibilissimo. Quindi mi raccomando, vi ricordo che potete farlo anche tramite WhatsApp, quindi se non avete voglia di alzare il telefono basta mandare un messaggio e vi risponderanno subito. Qui siamo in un periodo dove c'è di nuovo quella voglia di dipingere, dove la parte, diciamo, l'arte figurativa ritorna ad essere protagonista. Come dicevo prima, voi sapete benissimo che lui ha fatto parte di questo, del movimento della transavanguardia, e è quello che va a determinare il cambiamento, quel movimento. E qui si ritrova proprio quel piacere di dipingere. Veramente, veramente un quadro importante, importante nelle dimensioni, importante nei colori utilizzati, e non potete assolutamente non chiamare per non vederlo. È impossibile. È impossibile. Sarebbe bello fare una trasmissione, una puntata dove voi potete venire in studio a vederlo, no? Così vi rendete conto ancora meglio della bellezza di queste opere. Ma dato che non è possibile, allora ve le portiamo noi. E quindi veniamo da voi, ve le portiamo e ve le facciamo vedere. Quindi vogliamo farvi questo regalo, questa puntata in particolare. Oggi è una puntata per farvi questo regalo, portare a voi delle opere bellissime, colorate, dove questo colore vi comunica qualcosa di positivo. Sandro Kia. Prenotate, chiamate, chiedete informazioni. Vi voglio ricordare qui i dettagli, le misure. È del 1999,
le dimensioni sono 120x90, tecnica mista su carta intelata dall'artista, da sottolineare questo, provenienza è autentica Galleria Bagnai e ricordo con piacere che lo troviamo nel nostro catalogo, il catalogo che accompagnerà l'opera, quindi chi si aggiudicherà questo meraviglioso Sandro Chia avrà anche in omaggio il nostro catalogo. Lo ammiriamo ancora un po' insieme, grazie alle immagini di Stefano, e poi andiamo avanti. Sì. Torniamo sullo Snyder. Qui siamo nel 1971, dimensioni 74x53,5, è un acrilico su tela, è un'opera regolarmente archiviata presso la Galerie d'Ampolignac Parigi, etichette al verso, e l'opera sarà inserita nel catalogo ragionato delle opere su tela di Snyder. Naturalmente chiedete il prezzo al centralino, chiedetelo, perché qui andiamo a fare un acquisto intelligente. Un acquisto intelligente, perché è un'opera che si andrà a rivalutare tantissimo. Consideratele queste cose, cercate di non sottovalutare queste opere, non sottovalutare questi artisti. È fondamentale capire anche questo concetto. Qui andiamo di nuovo a vedere il valore che viene dato al colore, che domina su questa tela. C'è questo nero che dà questa profondità, il rosso, ma risalta sempre quel giallo che torna sempre protagonista, come nelle altre opere. È un colore davvero importante. Guardiamo bene le sfumature, naturalmente parliamo di un artista dell'astrattismo, quindi anche un periodo davvero importante. Il fatto che, ecco, che queste pennellate vengono date quasi con forza, quasi con un'energia, e che il giallo va a dominare proprio, fa parlare il quadro, fa parlare dell'energia che ha questo quadro. Però vi ricordo l'importanza di vederlo anche dal punto di vista di acquistare bene, cioè fare un acquisto oggi, perché sappiamo già che avrà un'ottima rivalutazione, e questo non potete lasciarlo non considerato. Tenetelo in considerazione, chiamate, chiedete informazioni, chiedete il prezzo, ragionateci, chiedete di vederlo. È importante non perdere le occasioni, non perdetele, perché molti rimandano, perché magari cambia il prezzo. Ma è lì l'errore, l'errore grande è lì, perché aspettare troppo, attendere troppo, vuol dire rimanere senza. Quindi non aspettate, siate intuitivi, immediati, oggi, adesso, riusciamo a potervi dare veramente queste opere con dei prezzi molto interessanti, opere che hanno la certezza di avere un'ottima rivalutazione sul mercato. Lo ammiriamo ancora un po'. Scrivete su WhatsApp, telefonate al centralino, vi invito a farlo perché davvero è importante non togliersi la possibilità di avere queste opere, non rimandate la scelta, chiamate subito, informatevi e chiedete di vederli, è la cosa migliore che potete fare. Sì, infatti. Ci avviciniamo a queste pennellate. Una forza di colore che domina in questo quadro. La cornice bianca che va a dare una luce importante a questo quadro.
perché il bianco, ricordiamo, dà luce. Ricordo che questo quadro sarà inserito nel catalogo ragionato delle opere di Snyder al momento in cui uscirà, quindi questa è una delle opere destinate a essere inserite, e che dietro ci sono delle etichette importanti e c'è l'archivio presso la Galerie Diane Polignac a Parigi, che cura appunto l'archivio di Snyder. Ripeto, l'opera sarà inserita nel catalogo generale. Al verso ci sono delle etichette di gallerie molto importanti. Adesso Stefano vi fa vedere la firma, che è molto molto evidente quella di Snyder, proprio la riconosci da lontano. Infatti stavo dicendo di valutare proprio che questo è un quadro che preso oggi ha un valore di crescita, un valore di crescita nel mercato, da considerare molto questa cosa, da ragionare molto, e neanche troppo da ragionare, nel senso, bisogna ragionare sì, ma essere anche rapidi nel ragionare, perché poi dopo capita che ci si perde l'occasione di poter avere un'opera così. Quindi non sottovalutate, non aspettate mai troppo. L'opera è del 71, ma come ci è stato chiesto, e io ho confermato, è tenuta benissimo, sì. Benissimo. E comunque, quando la vedrete a casa, vi renderete conto della qualità di come è tenuta quest'opera. Ecco perché è importante chiedere di vederla. Questo perché? Perché una volta che si ha la possibilità di vederla con i propri occhi, si ammira la perfezione dell'opera. Quindi è inutile ripeterlo. Ma è necessario farlo a volte, perché bisogna ricordare che non vi dovete togliere l'occasione di poterla vedere dal vivo, perché abbiamo la disponibilità di venire a portarvela e quindi di farvela visionare, di farvela ammirare, che è una cosa importantissima. Non perdete l'occasione di valutare questo artista. Adesso andiamo al cosiddetto pittore tellurico. Già la parola vi fa capire che parliamo di Lo Giudice. Allora, ci avviciniamo al nostro Lo Giudice con Yellow Vulcano, protetto in questa tela. Un'opera immensa, un'opera meravigliosa, che da vicino dà proprio la sensazione, come dicevo prima, di respirare, quasi che questa teca la protegge proprio per non farla disperdere, queste granelli di polvere che sono appoggiati nella teca. Se la teca non ci fosse, questi granelli sarebbero dispersi, quindi si perderebbe la materia di quest'opera. Un'opera che Lo Giudice tiene particolarmente a valorizzare la sua terra, la sua Sicilia, l'Etna, il vulcano, rivisto con questi colori dell'oro, del giallo, ricordiamo il giallo che ritorna, quindi un colore prezioso, un colore importante. Lo Giudice, che a fianco potete vedere con la foto, con l'opera in mano, che dice questo l'ho fatto io, è un valore aggiunto che dà. Lui ci mette la faccia nel dire questo l'ho fatto io, quest'opera è mia, mi rappresenta, rappresenta quello che lui ama, il suo mondo, questo vulcano che per lui è quasi un paradiso, perché lo vede un po' come, ecco, come la materia che diventa reale. E se ti avvicini, Stefano, lo vedi nel dettaglio, ma proprio si va a percepire questa potenza di quest'opera di trasmetterti vita. È un quadro che vive, riesce a trasmettere questo. Io vorrei farvi stare qui dove sono io, così vicino, e riuscire a percepire quello che io vedo avvicinandomi all'opera. Avrei quasi la tentazione di toccarlo dentro per sentire la materia, perché è qualcosa davvero di emozionante. È come se io vedessi la prospettiva dall'alto,
riuscisti a vedere quest'opera dall'alto. Non so se sono in grado di trasmettervi la bellezza e l'emozione che passa attraverso quest'opera. Io quello che vi ripeto, quello che consiglio è di chiamare, di prenotare assolutamente, perché vale assolutamente la pena di vederlo, vederlo dal vivo. Solo così potete capire, solo così potete sentire l'emozione, solo così lo potete apprezzare, potete capire la grandezza di quest'opera. È un Lo Giudice meraviglioso, meraviglioso. Il colore è meraviglioso, è qualcosa che dà valore. Voi collezionisti non potete non avere un'opera così a casa, è impossibile. Non vi perdete l'occasione di avere un'opera come questa nella vostra collezione. Guardatelo, ammiratelo, chiamate per vederlo dal vivo e noi ve lo portiamo, ve lo facciamo ammirare, ve lo facciamo vedere. Chiamate in centralino, scrivete tramite WhatsApp, chiedete informazioni. Questa è davvero un'opera d'arte, è un capolavoro, un capolavoro. Credo che non ci siano altre parole per descriverlo, però va visto da vicino, va assolutamente visto da vicino, anche perché l'importanza che ha all'interno di questa teca è immensa. Ricordiamo l'anno 2021, 60 per 50, olio e pigmenti su tela, autentica dell'artista su foto, e abbiamo, come dicevo prima, la foto dell'artista con l'opera. In questo caso non vi resta che davvero prenotarla, davvero chiedere, davvero informarvi, non dovete stare fermi, non è possibile, perché davanti a un'opera del genere vi dovete assolutamente muovere, informarvi. È impossibile lasciarla così. È una di quelle opere che bisogna avere. Ha una luce, una profondità tale che riesce ad emozionare chiunque, anche qualcuno che magari può essere insensibile all'arte. Davanti ad un'opera così si può tranquillamente emozionare, perché riesce a capire ciò che Lo Giudice voleva trasmettere realizzando quest'opera meravigliosa. Facciamo rivedere i dettagli. Chiamate, mi raccomando, chiamate. Noi ve la portiamo. È il valore aggiunto che diamo, il fatto che li potete vedere dal vivo. Non prenotate una cosa a scatola chiusa e non sapete che cos'è. Voi lo vedrete dal vivo, lo potrete vedere dal vivo. E lì allora sì che capirete il valore di queste opere. Vedete come la materia che esce fuori da questa parete. Ma veramente mi piacerebbe riuscire a farvelo vedere, perché io capisco che a casa è impossibile rendersi conto, però è la fortuna che ha l'arte, che non può essere sostituita a quello che è il mondo virtuale, ed è una grande ricchezza questo, perché vuol dire che l'arte ancora vive, che ancora abbiamo quella grande forza di comunicare solo vedendolo dal vivo, e questo è un punto di forza davvero importante. Quindi non abbiate timore di prenotarlo. Non abbiate timore di chiedere di vederlo. Lo facciamo rivedere di nuovo. Rifacciamo una carrellata di queste
due pareti, in modo che facciamo vedere, rifacciamo vedere tutte le opere che abbiamo presentato in questa puntata dove il colore è protagonista. Quindi vai Stefano, puoi fare piano piano una carrellata. Rifacciamo vedere tutte le opere, mi raccomando, prenotate le opere che vi interessano, non perdete assolutamente l'occasione di portare a casa un'opera meravigliosa. Vi invito a guardare la bellezza dei colori che state osservando. Mentre Stefano scorre con la telecamera, passano dei colori davvero, davvero bellissimi, davvero meravigliosi. Parliamo di opere, di tante opere, una più importante dell'altra, una più ricca dell'altra, occasioni davvero speciali. Sono qui oggi davanti anche a questa meravigliosa Marilyn e vi invito assolutamente a chiamare per lei. Vi ricordo che la caratteristica, che la differenza che abbiamo un autentico archivio su foto di Frank Garot con la perizia calligrafica, e questo va a dare valore aggiunto, anche qui abbiamo questa esplosione di colori, perché tanto oggi la puntata non a caso si chiama The Colors, proprio perché abbiamo voluto incentrare tutto sulla priorità del colore, su quanto sia importante attraverso il colore comunicare. Qui abbiamo un Andy Warhol che è ironico, è un genio degli affari, un artista completo, che come diceva il nostro direttore va dai dipinti, dalla serigrafia, il manifesto, e arriva ovunque, arriva a tutti. Warhol vuole che l'arte sia per tutti, che sia disponibile a tutti, perché tutti dovevano ammirarla. E in questo caso lui, vi ricordo, che va alla ricerca di un'immagine che ritraesse Marilyn nella sua massima bellezza, cioè la voleva perfetta, ben truccata, ben pettinata, ma proprio per, ecco, fermare il tempo, perché poi dopo, se questa immagine non ci fosse stata, magari avremmo ricordato Marilyn nei suoi momenti bui, invece no, grazie a queste opere la ricordiamo nel momento top della sua carriera, nel momento in cui lei è meravigliosa, è diva, è perfetta. E quindi quando l'opera riesce a catturare il tempo, è qualcosa di eccezionale. Chiedete informazioni per quest'opera, prenotatela, perché merita di essere vista, soprattutto con questi colori che sono davvero dominanti, sono davvero colori importanti. Io vorrei vedere dalla telecamera che cosa vedete voi, ma non riesco. Qui c'è è un fucsia, un giallo pazzesco, è un fluo, non so se si riesce a vedere, ma è davvero, davvero importante. Vi ricordo anche che il nostro direttore vi omaggerà di un manifesto sempre realizzato in occasione di una mostra, e questo proprio per dimostrare la grande variabilità che aveva Warhol nel creare. Quindi, come dicevo prima, partendo da un'opera d'arte, da un dipinto, a un manifesto. Quindi un'arte per tutti. Mi raccomando, prenotatela, chiamate. Rifacciamo vedere il nostro Mambor. Ritorno qui perché è un'opera che adoro, è davvero strepitosa. Questa è un'opera eccezionale che ci rappresenta
Il nuovo millennio rappresenta la speranza che l'uomo aveva nell'andare oltre, nello scoprire qualcosa, quindi era lì in attesa di un cambiamento e lui lo ferma in questa immagine e ci ricorda che quegli anni erano gli anni d'oro, gli anni della Roma con Via Condotti piena, dove c'era veramente, pullulava di gente, pullulava il benessere economico che ci vorrebbe oggi. E quindi queste opere ci portano a quei tempi, a quei momenti, e ci fanno immaginare questa parete di molti, questa moltitudine di gente, ma infinita, infinita. E come vi dicevo prima, la scelta del nostro direttore di presentarlo senza cornice io la ritengo fondamentale, perché dà senso a quest'opera dell'immensità che può avere. La libertà. Mambor in quest'opera definisce proprio la libertà, il dinamismo, la prospettiva. Come puoi avere libertà, prospettiva, dinamismo se chiudi quest'opera in una cornice? È come vincolarla, come limitarla, come soffocarla. È come la parete nera, no? Che un po' tende a stringere questi colori. Il bianco, la libertà, la possibilità di immaginarlo e ammirarlo su una parete importante come questa, come quest'opera, che ci fa vedere questo senso di movimento, questa attesa del nuovo millennio, la speranza, c'è una moltitudine di tutto, non solo di persone, ma anche di concetti, di idee. E l'utilizzo dei colori, anche qui l'utilizzo dei colori è fondamentale, è importantissimo. Andiamo a vedere le sfumature da vicino, Stefano, andiamo a vedere questo giallo che si sovrappone agli altri colori, al rosa, il nero che crea delle ombre bellissime, come se la luce passasse sopra, è come se la luce passasse attraverso il quadro e creasse queste sfumature di ombra. Io non credo che non ci sia nessuno dall'altra parte in grado di capire ed apprezzare l'importanza di quest'opera. Non credo. Io so che c'è qualcuno in grado di apprezzarla, sicuramente. Quindi sto aspettando che arrivi il momento di toglierla, perché sono certa che dall'altra parte qualcuno lo sta valutando. Non perdete l'occasione, non lasciatelo qui, non lasciatelo qui, perché poi succede, come diceva il nostro direttore, che voi che oggi guardate la diretta ci pensate un po' e domani chi guarda la replica se lo porta via. Quindi mi raccomando, state sul pezzo, come dico io, state sul pezzo, intuitivi, veloci nel ragionare, fate una telefonata, mandate un messaggio WhatsApp. Prenotate per vederlo, prenotate per vederlo. Moltitudine del 2006, 150%, quindi parliamo di una dimensione importante, questo è un quadro che ha bisogno di una parete importante, non può essere messo in un angolino, ha bisogno di aria, di respirare. Tecnica mista su tela, riportata su tavola, autentica dell'artista su foto, quindi Non c'è altro da aggiungere, perché in realtà già doveva essere tolto, in realtà già non doveva esserci più, perché è un'opera talmente bella, talmente importante, che ricorda un periodo storico per noi italiani fondamentale, che rappresenta il cambiamento, che già doveva essere tolta. Però io sono certa che qualcuno a casa lo sta valutando. Chiamate e prenotate per vederlo. Ve lo faccio ammirare di nuovo. Riguardiamo bene questi colori meravigliosi.
Immaginatelo a casa vostra, immaginatelo sulla parete di casa, immaginatelo nel vostro studio. Cercate di proiettare l'immagine che vedete qui nella vostra parete preferita. Avete scelto uno spazio, lo avete posizionato e avete dato valore ancor di più alla vostra collezione. Basta immaginarlo. A volte la creatività ci aiuta ad arrivare oltre, anzi non a volte, sempre. Quindi non fermatevi, continuate a chiamare, continuate a chiedere. So che ci sono tante persone che hanno chiesto, che ci sono tante persone che stanno valutando quest'opera, ma l'opera è una. Le persone che stanno valutando sono tante, quindi vi invito a prendere una decisione. Tra le tante persone che hanno chiesto, noi stiamo aspettando la persona che prenda una decisione, quella di chiedere di vederlo, di portarlo a casa e poterlo visionare. Torniamo un attimo sul Girardi, un secondo per farlo anche vedere. Ritorniamo di là? Ok. Sì. Allora, ritorniamo su questa parete, sulla parete degli affari. E in questo caso vediamo quattro opere destinate oggi ad essere date. Perché? Perché parliamo di affari. Quando parliamo di affari è un'occasione unica. Oggi qui avete delle opere con prezzi inferiori alle 3.500 euro. Non c'è bisogno neanche di spiegarle, non serve nulla, perché qui abbiamo l'occasione. Quest'opera, come diceva prima il nostro direttore, è un'opera che esce a un prezzo davvero interessante, un prezzo speciale, un prezzo... Lo ripeto, 1.800 euro. Non serve neanche ragionare, pensare. 1.800 euro e portiamo a casa Guarnieri con inserimento verde. Un'opera del 2007, 58x76, acquarello su cartoncino, autentica dell'artista su foto. Qui abbiamo una grande difficoltà di tecnica, perché riuscire a fare questi lavori su carta è di... Poi io non vi devo insegnare nulla, perché io non sono qui per insegnarvi nulla, voi ne sapete molto più di me, però mi piace sottolineare l'importanza di quest'opera, mi piace sottolineare la grandezza, la maestria del creare queste linee così disconnesse con un acquarello su cartoncino. Infatti qui possiamo vedere questo, magari se Stefano riesce a fare un fermo immagine, possiamo vedere che qui ci sono le prove colore e dopo qua andiamo a vedere queste linee perfette. Una grande capacità, una grande maestria, 1.800 euro. Non serve assolutamente insistere. Qui chi capisce questo artista, chi apprezza questa tecnica, oggi lo prende, oggi lo ferma, 1.800 euro. Guardiamo un secondo anche Marchegiani, rivediamo quest'opera, vi ricordo sempre che qui siamo nella parete degli affari del giorno e in questo caso anche qui abbiamo un prezzo assolutamente interessantissimo. Qui abbiamo un acrilico su intonaco, dimensioni 20x30, opera firmata al verso. Come già vi ho detto prima, è un artista che ricorda e si lega molto alle fondamenta della nostra cultura italiana, quindi dell'affresco, ed è un artista che dipinge su intonaco come fa un bambino.
come fa un bambino, quindi la purezza attraverso quest'opera e la delicatezza dei colori che si contrastano con quelli che abbiamo visto finora dall'altra parte, quindi una pittura totalmente diversa, più delicata, più essenziale, elegante, oserei dire. Facciamoli vedere un attimino tutti insieme. Qui dovete assolutamente chiamare, dovete fermarli, perché questi prezzi sono assolutamente imperdibili, sono delle occasioni, degli affari che non prenderli, non valutarli, non considerarli, non è credibile. Siamo consapevoli che queste sono delle opere che hanno un valore, siamo consapevoli che il prezzo è davvero un affare. Quindi ve le lascio ammirare, ma già so che a breve avremo sicuramente altre richieste. Poi Stefano, quando hai fatto, tornerei a questa parete, ritornerei di qua. Ci concentriamo un attimo. Ritorniamo di nuovo su questa parete dove ritroviamo lo Schneider e lo giudice. Mi concentrerei di nuovo un attimino qui sullo Schneider. Opera del 1971, dimensioni 74x53,5, acrilico su tela. Opera regolarmente archiviata presso la Galerie d'Empolignac Parigi, etichette al verso. L'opera sarà inserita nel catalogo ragionato delle opere su tela di Schneider. Dunque, qui, come vi dicevo prima, va assolutamente intuita la potenzialità di quest'opera di avere un valore importante. Quindi oggi si compra bene e si rivalorizza. Quindi qui veramente dobbiamo avere l'intuitività, dobbiamo essere attenti anche a comprare bene, e noi oggi vi abbiamo messo delle opere assolutamente eccezionali che acquistate oggi avranno una rivalutazione certa, e qui ne siamo certi. Qui non dovete sottovalutare questo artista, Schneider. Qui vediamo la firma, la vogliamo far vedere Stefano perché si vede benissimo. Un artista che occupa un posto di rilievo tra gli artisti astratti, con queste pennellate imponenti, importanti, che quasi entra nella tela col pennello. La luce che trova questo quadro con il bianco che lo contorna, il giallo che va a dominare come colore e che ritroviamo nelle opere, che rivediamo anche in quella di Lo Giudice, e vorrei andarci. Schneider è stato uno dei padri dell'astrattismo. Sì. Non a caso lui è nato nell'Ottocento, fine Ottocento, chiaramente nel 1890, e da lui hanno preso spunto tanti artisti astratti americani. Fa
infatti dicevo, da valutare il fatto di prenderlo oggi, perché è un'opera che presa oggi ha una crescita, un valore di mercato importante. Ritorniamo al nostro Lo Giudice, ritorniamo all'opera d'arte, ritorniamo a qualcosa che ci ha emozionato, ci emoziona, ad un'opera che rappresenta la terra di Lo Giudice. Lo Giudice era un geologo, quindi vuole trasmettere la materia, l'essenza di questa materia, e riesce a farlo benissimo attraverso quest'opera, che è protetta all'interno di una teca, protetta per far sì che le polveri che si appoggiano sulla teca non si disperdano. Fondamentale, è veramente fondamentale. Questa materia che esce a rilievo, che quasi viene voglia proprio di toccarla, di accarezzarla. Un'opera che vista dal vivo dà la sensazione di che respiri, che sia viva, un vulcano che prende vita. È come se dietro questa parete ci fosse realmente il vulcano. Quindi la capacità di far passare anche questo messaggio, questo messaggio così importante. Abbiamo un attimino delle richieste, quindi riportiamo l'attenzione su Xiao Qin. Guardiamo bene il tigro rosso. Lo vogliamo? Sì. Andiamo un attimino a riprendere nel dettaglio. Qui abbiamo un'opera del 1980, 70 per 50, un acquarello su carta e autentica dell'artista su foto. Come vedete, in questo momento Stefano vi sta riprendendo nel dettaglio bene il timbro. Notate anche il tratto poi di colore, che ha quasi una delicatezza nell'appoggiarsi su carta. Ricordiamo che questo artista è ancora in vita, assolutamente, è nato nel 1935, ed è un artista che fonde la sua spiritualità orientale con la modernità occidentale. E queste sono le sue creazioni meravigliose. Riprendi bene i dettagli. Il timbro rosso. Sì, abbiamo. Facciamo rivedere di nuovo il timbro. Perfetto, così abbiamo fatto rivedere in base alla richiesta che ci è stata fatta, e da qui possiamo andare al nostro Gilardi. Andiamo a rivederlo. Allora, qui vi invito ad ammirarlo, perché è un'opera da osservare nel dettaglio, molto nel dettaglio. Sembra quasi reale, una terza dimensione di realtà. È veramente. Lui è un grande scultore, quindi quello che fa lo fa davvero molto bene, lo fa davvero con grande maestria. Barbabietole con carote e carote 2012, 50 per 50, il materiale è poliuretano espanso, autentica dell'artista su foto. Qui Stefano, io ti invito solo ad avvicinarti per far vedere i dettagli, per far vedere l'intensità anche del colore, che li rende davvero reali, davvero reali. Dopodiché
passiamo alla nostra parete centrale e facciamo rivedere le tre opere. Nel frattempo vi ricordo sempre di chiamare, di scrivere tramite WhatsApp. Vi ricordo anche che domani saremo in replica, sempre sul canale 123, e saremo in onda dalle 17 alle 19, quindi vi invito a riguardare la puntata per chi ancora oggi non avesse preso una decisione, magari domani ha il tempo di fare un ragionamento. Passiamo all'altra parete centrale. La vogliamo rivedere prima tutta insieme. Guardando la panoramica, vi ricordo che la puntata di oggi è una puntata di opere davvero, davvero importanti. Opere meravigliose, opere con protagonista il colore che esplode da queste opere e comunica. Ci avviciniamo nel dettaglio a Sandro Chia, riandiamo di nuovo ad ammirare e ad apprezzare la sua tecnica, questa sovrapposizione di colori, l'utilizzo di colori così importanti, la sovrapposizione di queste dediche che lui fa sopra. I colori sono sempre forti, sono sempre protagonisti. Anche qui abbiamo un'opera di dimensioni importanti, perché siamo 120x90, tecnica mista su carta interata dall'artista, provenienza e autentica Galleria Bagnai. E naturalmente vi ricordo che lo troviamo nel catalogo della mostra che accompagnerà l'opera per chi sceglierà di portarsi a casa questa meravigliosa opera di Chia. Un'opera quasi unica nel suo genere. Anche questa ha bisogno di una parete importante. Non lasciatela qui. Informatevi, chiamate, scrivete, chiedete. Se oggi non avete ancora avuto quella scintilla che vi ha fatto portare a prendere una decisione, ricordatevi che domani siamo in replica. Sempre disponibili a venire a casa vostra, nei vostri uffici, dove voi preferite, per poterle vedere dal vivo. Passiamo alla nostra Marilyn. Qui, Stefano, ti chiedo di concentrarti sull'immagine, perché vorrei proprio che a casa arrivasse la perfezione di quest'opera, il colore così dinamico, che passasse proprio il messaggio che voleva dare Andy Warhol, ricordando la Marilyn così. Quindi il cinema, la grandezza, lei che entra nelle case di tutti, quindi la capacità di Andy Warhol di entrare in tutte le case. L'utilizzo di questi colori forti, il dettaglio delle sfumature e la caratteristica importante di quest'opera, perché è firmata al verso "This is not by me, Andy Warhol", opera con autentica archivio su foto di Frank Garot, con perizia calligrafica che ricordo abbiamo e che abbiamo ricevuto via mail, che accompagnerà l'opera per chi la sceglierà, per chi deciderà di portarsela via, e verrà oltretutto omaggiato anche di questo manifesto che il nostro direttore ha deciso di donare. Vediamolo un po', questo manifesto che faceva parte di una mostra dedicata alla calzatura, una mostra in Germania.
Lui prima ci ha ricordato di essere stato attratto da questo manifesto e lo ha fortemente voluto. E oggi decide di omaggiarlo a chi porterà con sé la Marilyn. Un manifesto che ha anche un suo valore economico, seppur non enorme, ma ce l'ha. Quindi riguardiamolo bene. Vi ricordo anche per lei, se ancora oggi non avete preso una decisione, ricordatevi che domani siamo in replica e avete una nuova possibilità per ragionarci, anche se c'è sempre qualcuno che può arrivare prima. Ricordatevelo. Passiamo al nostro mambo. Dunque, ci ritroviamo di nuovo vicino a quest'opera, meravigliosa che vi ricordo essere un'opera di Renato Mambor, ma non serve, io ve lo dico, ma lo dico perché devo dire delle cose tecniche, ma in realtà so che non servono, perché so che voi apprezzate quest'opera, che la amate come la sto amando io, che la vorreste vedere a casa vostra o nel vostro ufficio come io la vedo qui. E quindi, siccome so già che ci sono state delle richieste, mi auguro che tra le persone che hanno fatto le richieste ci sia qualcuno che veramente possa farlo suo, perché sarei felice che oggi, nella mia prima puntata con voi, io possa aver, diciamo, contribuito a far sì che qualcuno, qualche intenditore, si sia veramente portato a casa questa meravigliosa opera. Ne sarei davvero contenta. Questa è una cosa che ci tenevo a dire. Vi ricordo i dettagli dell'opera, che si chiama Moltitudine, è un'opera del 2006, 150%, una tecnica mista su tela riportata su tavola, autentica dell'artista su foto. E l'autentica l'abbiamo già vista prima, naturalmente sempre accompagnerà l'opera anche l'autentica. Qui parliamo di una grandezza, di un'immensità, parliamo di dinamismo, parliamo di quegli anni che erano l'attesa. Noi aspettavamo il 2000, l'ingresso del 2000 come una rivoluzione, come un'era nuova, un cambiamento di aria, un cambiamento di vita, di stile, e quest'opera lo rappresenta in pieno. Adoro questi colori, adoro queste sfumature, questo giallo, questo fucsia, questo nero che si confonde quasi in trasparenza, e adoro il fatto che è come se la luce attraversasse l'opera, come se ci fosse un fascio di luce che dà la possibilità di vedere dei giochi d'ombra in sovrapposizione. Immaginatelo a casa vostra, immaginatelo in una parete bianca. Il quadro vi dà quel senso di libertà, di moltitudine. Come dicevo prima, è anche un quadro apprezzato da noi donne, per tanti motivi, un po' anche per i colori, perché sicuramente il colore è sinonimo anche di entusiasmo e di modernità, ma perché quegli anni ricordano una donna forte, nonostante lui non metta in quest'immagine una figura femminile, ma nel concetto per noi donne ricorda quel tempo, che oggi è rimasto la donna forte, e in questo caso il valore è ancora è aggiunto, in più importante. Quindi vi ricordo di chiamare, di informarvi, di prenotarlo, e sappiate che ci sono delle prenotazioni, delle informazioni. Io chiedo semplicemente, vorrei tantissimo che prima della chiusura della trasmissione uno dei tanti che hanno chiesto informazioni prendano la decisione definitiva. Ne sarei davvero contenta. Sarei contenta veramente anche poi di sapere chi l'ha preso, perché mi fa piacere il fatto di aver, ecco, fatto vedere
un'opera così meravigliosa e che qualcuno l'abbia portata via. Ne sarò veramente, veramente entusiasta. Io ti invito, Stefano, a ritornare al centro sulla nostra Marilyn. Qui oggi abbiamo iniziato questa puntata insieme chiamata The Colors. Abbiamo iniziato con il Mambo, abbiamo visto la nostra Marilyn, abbiamo visto Sandro Chia, Girardi, Lo Giudice, Snyder, abbiamo visto l'angolo delle occasioni, degli affari. È stata una puntata bellissima. Oggi il nostro direttore vi ha regalato veramente una puntata eccezionale, vi ha fatto vedere delle opere stupende, ha portato attraverso la televisione quelle che sono delle meraviglie, delle meraviglie. Ora, gli ultimi minuti di trasmissione mi voglio soffermare qui. Non mi voglio muovere, voglio restare qui. Resto su di lei, su questa Marilyn pazzesca. Resto su quest'opera realizzata per stupire. Quest'opera è famosa in tutto il mondo, lo sappiamo, lo sapete. Di particolare, questa serigrafia, questa, ha un autentico archivio su foto di Frank Garot con la perizia calligrafica, che va a dare ancora più forza a quest'opera, perché vi ricordo che Andy Warhol era un grande ironico, che quando il Sunday Morning disse che voleva ristampare questa serigrafia, lui non era d'accordo. Non era d'accordo e con ironia scrisse, firmò "This is not by me, Andy Warhol". Non l'ho fatta io, io non c'entro niente. Quindi quell'ironia aveva già visto oltre e questa perizia calligrafica ne va a dare un valore davvero, davvero aggiunto. Quindi con lei voglio concludere la trasmissione, con lei voglio farvi la chiusura. Guardatela, ammiratela. Vi ricordo che sarà accompagnata naturalmente dalla mail della perizia calligrafica e che andremo ad omaggiarvi con il manifesto che il nostro direttore gentilmente ha messo come omaggio, che ha sicuramente anche un valore economico, ma ha un valore anche affettivo, perché lui l'ha fortemente voluto quella volta quando andò a questa mostra dedicata al mondo della calzatura. Guardate bene questa meravigliosa opera, gli ultimi minuti che sono rimasti li dedichiamo a lei, li dedichiamo a Marilyn. Valutate quest'opera, valutate perché ha motivo di essere portata a casa, ha motivo di essere portata a casa. Non esiste un collezionista che non dia valore a quest'opera. Non esiste. Vi faccio vedere un attimo di nuovo la perizia perché ci tengo a spingere su questo. Stefano, scusa. La faccio vedere perché ricordo che questa è la peculiarità, la caratteristica, la particolarità che la differenzia e che le dà un valore aggiunto. Con questa informazione io chiudo questa puntata. Vi ringrazio, voglio ringraziare tutti voi che ci avete seguito, chi ha prenotato, chi si è informato, chi ha telefonato. Ringrazio il nostro centralino, Riccardo, che è sempre disponibile. Ringrazio la regia Stefano, ringrazio il nostro direttore che mi ha presentato e mi ha dato la possibilità di passare queste 2 ore con voi. Io spero di rivedervi e vi ricordo l'appuntamento della replica di domani, sempre sul canale 123 dalle 17 alle 19. Ci vediamo alla prossima. Buona serata.